E bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. Apriamo subito con una notizia di cronaca. Un uomo è stato ritrovato senza vita nelle acque sul lungomare di Palese. La vittima è stata notata già riversa in acqua da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Non si conoscono le cause del decesso, sono ora in corso accertamenti per risalire all'identità dell'uomo che potrebbe essere stato colto da malore. E ancora cronaca, un 36enne si è tolto la vita dopo la morte del padre di 69 anni che tre giorni fa, al termine di un'accesa lite, aveva colpito con un pugno al volto nella loro abitazione di Cisternino in provincia di Brindisi. L'anziano era caduto al suolo battendo la testa sul pavimento. L'urto gli aveva provocato un'estesa emorragia cerebrale. Portato al Perrino di Brindisi, l'anziano era stato operato, ma le sue condizioni erano ritenute gravissime. Ieri il decesso dell'uomo e a distanza di poche ore il figlio è stato trovato impiccato nei pressi di un lido balneare del Brindisino. Ed è successo tutto in pochi istanti ad Altamura, in provincia di Bari, che domenica scorsa celebrava la sua protettrice, la Madonna del Buon Cammino. Nel mezzo della processione le fiamme scatenate dalle fontanine decorative ed elettriche hanno incendiato gli ornamenti floreali composti da piante di pampas. Le fiamme hanno lambito il simulacro mariano che fortunatamente, o per miracolo, sostiene qualche devoto, non è stato danneggiato. Saranno il segno della devozione che si è consumata alla presenza della Madonna. Il commento nel corso della processione di Don Giuseppe Loizzo nel corso della telecronaca del corteo religioso. E cambiamo argomento, la politica, la Premier Meloni ancora in Puglia, scampoli di vacanza prima di un'impegnativa ripresa. Sentiamo. Ultimi giorni di relax in Puglia per Giorgia Meloni in compagnia della famiglia. In una blindatissima masseria di Ceglie Messapica nel Brindisino, la Presidente del Consiglio prova a godersi in tranquillità l'ultimo scorcio di vacanza prima di ritornare al lavoro. Solo una parentesi, ieri quando ha incontrato anche lui in Puglia per le vacanze il ministro leghista Matteo Salvini per iniziare a tracciare la strada che porta alla manovra finanziaria d'autunno. Una strada che appare tortuosa a giudicare dalle dichiarazioni del ministro Giorgetti che campeggiano oggi sui quotidiani nazionali. Non si può fare tutto. Sullo sfondo anche altre spinose questioni come il salario minimo, i migranti, la tassazione degli extra profitti, il caro carburanti, fino al delicatissimo caso del generale Roberto Vannacci che sta dividendo la maggioranza, caso sul quale la Premier per ora ha scelto il silenzio. In Puglia dunque la Presidente del Consiglio sembra aver staccato la spina e a parte un breve video in cui si congratula con due sposi vicini ad alcuni membri del suo partito, non ha rilasciato nessun'altra dichiarazione, evitando qualunque apparizione pubblica in terra pugliese. Non ci sono ancora certezze su quando lascerà la regione e nemmeno se parteciperà all'inaugurazione della Fiera del Levante il 9 settembre. Per ora quel che è certo è che a brevissimo la Puglia rivedrà un bel pezzo della politica nazionale. Dal 26 al 28 agosto, sempre a Ceglie Messapica, si terrà la sesta edizione de La Piazza il Bene Comune, la kermesse politica di affariitaliani.it, intitolata Meloni d'autunno. Tra gli ospiti non ci sarà la Premier, ma i vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani e altri tre ministri: Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNRR, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e PD Puglia sul definanziamento dei progetti PNRR legati alla valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. Vediamo. Il braccio di ferro tra la Puglia di centrosinistra e il governo sul definanziamento PNRR di alcuni progetti si focalizza ora sui beni confiscati alla mafia. I senatori pugliesi di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, Commissione Antimafia, e Ignazio Zullo, Commissione Sanità, rivendicano la bontà del lavoro in corso da parte del governo e del ministro Fitto, un lavoro, dicono, improntato a porre rimedio ai ritardi e alle inefficienze dei soggetti attuatori rimodulando le fonti di finanziamento. Nello specifico, ovvero i 39 interventi per 40,3 milioni di euro previsti per la Puglia nella misura relativa alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, i due senatori evidenziano che in Puglia risultano pubblicate gare per la progettazione solo per 284 mila euro e aggiudicate procedure per progettazione per 61 mila euro. In relazione alle procedure per affidamento lavori, stigmatizzano, al 30 luglio 2023 risultano pubblicate gare per circa 800 mila euro e non vi sono aggiudicazioni. Il PD di Puglia
Puglia, che ha affidato la replica ad una nota del componente della segreteria regionale Leonardo Palmisano, non nega i ritardi, ma ritiene inaccettabili i tagli lineari sui 39 progetti già approvati. Ci sono certamente dei ritardi dovuti al fatto che c'è una somma di scadenze PNRR e, come tutti sappiamo, da tempo, soprattutto al sud, in alcune regioni del sud, l'apparato amministrativo tecnico non riesce a stare al passo con queste scadenze. Quindi questo è il punto tecnico. Il secondo invece è un punto politico. Procedere a dei tagli lineari in Puglia, dove la Puglia si è collocata al secondo posto, quindi è virtuosa dopo la Campania, per numero di beni confiscati, candidati, quindi candidati alla progettazione, ammessi e ammissibili a finanziamento, significa sostanzialmente massacrare la possibilità che possano essere rifunzionalizzati questi beni e messi a disposizione della cittadinanza. Peraltro, ciò che noi abbiamo sottolineato in quella nota è messi a disposizione non semplicemente per farci associazionismo antimafia, cosa che non è mai semplice e cosa che ovviamente fa bene alla cittadinanza e alla società civile, ma per farci attività produttive. La gran parte dei progetti pugliesi prevede questo. Ce ne sono alcune, come pronti soccorso o centri antiviolenza, che sono necessarie, e questo ce lo dicono per esempio i fondi messi dalle ASL proprio per l'apertura di questi centri all'interno dei beni confiscati. E ci spostiamo a Taranto. Giochi del Mediterraneo, spunta una nuova lettera del sindaco Melucci al commissario straordinario per un incontro. Il commento di Gregorio, consigliere con delega ai giochi: è ora di unire i due versanti, in mezzo c'è la città e non può più aspettare. Spingere sull'acceleratore in modo coordinato per permettere lo svolgimento di questo prestigioso evento sportivo intercontinentale come da programma. Torna sui giochi del Mediterraneo il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che, come riportato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, scrive al commissario straordinario Massimo Ferrarese. Finora è andato in scena un continuo botta e risposta via PEC, comunicati stampa, incontri su fondi, progetti, fattibilità, rischio o meno di perdere il grande evento. Un confronto infinito che non ha fatto altro che portare a una rischiosa fase di stallo. È il momento che ognuno deve fare la sua parte, bisogna unire i due versanti, perché la città in mezzo non può aspettare questa diatriba che sta diventando onestamente stucchevole. La città ha bisogno di risultati, noi veniamo da decenni di sofferenze, così come ho scritto, quindi abbiamo il diritto di avere un futuro diverso, di ricostruirlo con tante cose, e penso che il veicolo dello sport sia un veicolo super fondamentale per come la penso io. È un momento delicato, sono certo che l'intelligenza delle persone in campo verrà fuori e si troverà un modo per stare insieme, un unico tavolo, perché il benessere della città viene prima di tutto. Per il sindaco mettersi attorno a un tavolo è necessario innanzitutto per definire compiti e funzioni di ciascuno. Ora tocca al commissario aprirsi all'incontro. E adesso mi auguro che il dottor Ferrarese colga questa opportunità e insieme si possa lavorare. Io, come sempre, sono a disposizione di tutti. Quello che interessa è la comunità, la politica, diciamo, ha una possibilità di recuperare la propria serietà, la propria immagine verso la pubblica utilità del suo lavoro, quindi è giusto che faccia il suo corso e speriamo che anche la politica stessa colga questa occasione. Possiamo dire, da un punto di vista dell'iter tecnico, pratico, politico, si fa ancora in tempo? Assolutamente sì, siamo al limite chiaramente, perché chi conosce queste dinamiche sa bene che i problemi ci sono e non mancheranno anche in futuro, però se dobbiamo pure iniziare, quindi se iniziamo adesso abbiamo tutti gli spazi anche temporali per iniziare, almeno per i mega progetti. Per il resto siamo abbondantemente in campo dal punto di vista della tempistica. E in Basilicata è botta e risposta tra i parlamentari Arnardo Lomuti del Movimento 5 Stelle e Gianni Rosa di Fratelli d'Italia sul presunto stralci di risorse finanziarie del PNRR. Il PNRR continua a far parlare di sé e lo fa a livello nazionale così come nei territori. Anche in Basilicata, negli ultimi giorni al centro della discussione, alcuni milioni di euro che, secondo il parlamentare del Movimento 5 Stelle lucano Arnaldo Lomuti, sarebbero stati scippati alla Basilicata. Definanziati, dice, 67,5 milioni di euro dei 208,6 previsti in provincia di Matera e stralciati 123,3 dei 302,78 previsti per la provincia di Potenza. Tra l'altro, sotto
sottolinea Lomuti, in settori di grande importanza: valorizzazione del territorio, rigenerazione urbana, rischio idrogeologico, potenziamento dei servizi delle aree interne, infrastrutture sociali di comunità e tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Netta la risposta di Gianni Rosa, senatore di Fratelli d'Italia. Lomuti avrebbe dovuto dire la verità. La verità sta nel fatto che quando loro hanno inserito e hanno programmato i lavori nel PNRR, quando mi riferisco a loro, mi riferisco al Movimento 5 Stelle che era al governo, quando si sono fatte le programmazioni del PNRR, hanno inserito all'interno tutti una serie di lavori che da un punto di vista temporale non si potevano realizzare entro il 2026. Il ministro Fitto l'ha detto più volte in Parlamento, anche a fine agosto, ha fatto in questi mesi un lavoro di riprogrammazione degli stessi. Qui non si tratta di scippare nulla a nessuno, ma soltanto di una nuova programmazione, ovvero tutti quei lavori che non si potevano concludere entro il 2026 sono stati riprogrammati su altre forme di incentivi come l'FSC, quindi che hanno come scadenza temporale una scadenza più lunga, per esempio il 2029. Quindi in effetti sono stati salvati una serie di opere da un sicuro definanziamento, in quanto queste opere non sarebbero state concluse entro il 2026. Non avrebbe fatto bene a dirci lo stato di queste opere che sono state stornate, a che punto erano, perché avrebbe verificato fino in fondo che erano opere non realizzabili entro quella data, e avrebbe dovuto ringraziare il ministro Fitto per questo lavoro di riprogrammazione che porterà effettivamente i fondi sui territori saranno spesi e di conto saranno realizzate opere utili alla nostra Basilicata. La sanità, un paese del Foggiano Carlantino alle prese con la mancanza del medico di base, si cercano soluzioni, vediamo. I cittadini di Carlantino, nel Foggiano, sono senza medico di famiglia e vivono una condizione di estrema emergenza. Per questo hanno deciso di sottoscrivere una petizione. Da settimane, infatti, è possibile rivolgersi soltanto alla guardia medica, che però non può soddisfare tutte le richieste, poiché per le analisi e certi tipi di farmaci è necessario che si esprima il medico di base. Questa problematica crea un aumento della tensione sociale, perché tale stato di sofferenza si va a sommare alle ulteriori criticità che attanagliano le piccole comunità delle aree interne dei Monti Dauni, distanti dai centri ospedalieri e caratterizzate da infrastrutture stradali non ottimali. Il medico con residuo di assistenza più vicino è a Pietramonte Corvino, meta troppo distante soprattutto per anziani e infermi. Sono molte infatti le persone allettate con patologie che non possono aspettare le lungaggini burocratiche e hanno urgente bisogno di avere un medico. Per questo motivo, in questi giorni a Carlantino i cittadini hanno sottoscritto una petizione indirizzata al Ministro della Salute, al Presidente della Regione, al Prefetto di Foggia e al Direttore Generale dell'ASL di Foggia, Antonio Nigri. I firmatari sono 406 e chiedono l'immediata nomina di un medico di medicina generale, facendo ricorso anche alla strada del precetto nei confronti dei medici presenti all'interno del servizio sanitario, oppure facendo ricorso in extremis ai medici militari. Una prima soluzione prospettata che i cittadini respingono al MIT è quella di attivare un servizio taxi sanitario per sopperire alle esigenze di tutti coloro che non possono muoversi con mezzi propri. Una soluzione che, secondo i cittadini, non è assolutamente in grado di soddisfare le numerose richieste di assistenza da parte degli anziani e che soprattutto non fornisce risposte alle tante persone che necessitano di assistenza domiciliare. E l'assessore alla sanità Rocco Palese fa sapere di essere in contatto quasi quotidianamente con il direttore generale dell'ASL Foggia, Antonio Nigri, per la risoluzione della problematica. Confermo, ha dichiarato Palese, che sono state registrate disponibilità da parte di alcuni medici e che quindi l'ASL sta espletando con ogni rapidità le procedure di selezione per assegnare al più presto la sede vacante. All'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari le cure oncologiche non vanno in vacanza. Nei mesi estivi si registra un incremento delle prestazioni. Ben 521 interventi in poco più di 100 giorni è il bilancio dell'attività chirurgica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che non ha subito arresti nei mesi estivi ma ha registrato numeri da record. L'incremento degli interventi eseguiti tra il 1 giugno e il 18 agosto infatti è del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. Abbiamo deciso di investire con il nostro personale, con le nostre risorse sul
sull'attività operatoria e sulle attività ambulatoriali. Il trend che è dimostrato dal numero degli interventi chirurgici, peraltro anche ad alta complessità, dimostrano che la risposta dei pazienti all'offerta sanitaria sempre in aumento è stata molto forte. Nello specifico, chirurgia toracica si è distinta in 119 interventi ad alta complessità chirurgica, seguita da chirurgia senologica con 105, chirurgia plastica con 91, chirurgia ginecologica con 75, chirurgia generale con 59, chirurgia urologica con 51 e chirurgia otorinolaringoiatrica con 21. La crescita si registra anche per le prestazioni ambulatoriali, ovvero visite, esami e terapie, dalle 729.000 del 2019 alle 918.000 del 2022 fino alla previsione di oltre 1 milione nel 2023, con un aumento del 40% rispetto al periodo prepandemico. Ovviamente contiamo sempre sul fatto che la Regione ci dia la fiducia già dimostrata in questi ultimi mesi con l'assegnazione di ulteriore personale, perché è evidente che solo facendo un investimento mirato sul personale, sulle tecnologie, sulle strutture, poi le risposte sono quelle che noi stiamo apprezzando con i numeri alla mano. E cambiamo argomento. A causa di una rottura improvvisa di una condotta di adduzione principale a servizio degli abitanti di Ordona, Carapelle, Stornara, Stornarella, Cervaro, Borgo Mezzanone, Borgo Incoronata e nell'area nord di Cerignola, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione. L'intervento richiederà circa una settimana di lavoro. Grazie ad alcune manovre di inversione di flusso su alcune condotte, in ampie zone l'acqua continua a essere erogata. Acquedotto Pugliese ha provveduto infatti alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti disponibili 24 ore su 24. I tecnici lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro mercoledì 30 agosto. Aumentano i Pugliesi, secondo Coldiretti Puglia, il costo per accogliere l'acqua dai pozzi è quasi raddoppiato. Ascoltiamo. Oltre 60 euro l'ora per raccogliere l'acqua dai pozzi, e quanto denuncia la Coldiretti Puglia. Una vera e propria stangata per gli agricoltori pugliesi, che vedono raddoppiati i costi per raccogliere l'acqua dai pozzi privati. La Coldiretti Puglia in una nota fa sapere infatti che i prezzi sono balzati da 35 euro fino oltre i 60 euro l'ora per raccogliere l'acqua da pozzi privati da San Nicandro a Grumo Appula fino a Bitetto in provincia di Bari. Il costo dell'acqua in Puglia, prosegue Coldiretti, è caratterizzato da profonde ingiustizie e raggiunge spesso livelli stellari. La gestione irrigua, specialmente in questo periodo di grande caldo e scarse precipitazioni, è un fattore fondamentale per l'agricoltura e la zootecnia, per la salvaguardia delle produzioni e dei redditi, e va affrontato con la massima attenzione e efficienza. La Puglia, tra l'altro, ha il triste primato nazionale di essere la regione d'Italia dove piove meno, ma quando piove in maniera anche violenta, conclude Coldiretti, l'acqua non viene raccolta per la mancanza di invasi utili a conservarla. E la Regione Puglia e Trenitalia hanno deciso di attivare 6 collegamenti ferroviari straordinari con Giovinazzo per chi voglia assistere all'esibizione delle frecce tricolori in programma domenica 27 agosto in occasione dell'Air Show 2023. Questi 6 collegamenti straordinari, previsti nel primo pomeriggio in tarda serata, si aggiungono ai 26 collegamenti ordinari in circolazione nei giorni festivi sulla linea Bari-Foggia, per un totale di circa 20.000 posti offerti. E ci spostiamo in Basilicata. Si è concluso all'alba di questa mattina il Festival di Paesologia di Aliano, La Luna e i Calanchi. L'importanza delle parole e dell'ascolto sono le prime riflessioni a caldo raccolte dal direttore artistico. Sentiamo. Siamo partiti dalle parole di Carlo Levi, dopo Scotellaro, di Salvemini, cioè, l'ha detto anche Ricky Vendola, noi dobbiamo partire dai nostri grandi pensatori, perché la sfida è questa: per avere una voce nella politica bisogna avere una voce nella cultura, e il Sud ce l'ha avuta questa voce, è solo che l'ha un po' dimenticata. Appunto, la Lucania ha avuto dei grandi poeti, e noi dobbiamo leggerli, rileggerli, rimetterli
rimetterli in circolazione. Questo sembra che non c'entri con la politica, invece c'entra, perché ridà fiducia a questi luoghi il fatto di aver avuto queste figure. E noi abbiamo, secondo me, ancora oggi tante persone che hanno delle belle parole e che nessuno le va a raccogliere, nessuno le va a sentire. Possono essere giovani, anziani, possono essere intellettuali, professori o semplici padri di famiglia, muratori di Acerenza, di Accettura, di Colombraro, cioè contadini. Noi dobbiamo ascoltare, riascoltare le persone. Che cos'è il bene? Dare attenzione alle persone. E dare attenzione alle persone in Lucania significa appunto dare attenzione a chi è rimasto. E in questo modo anche esercitare un invito a venire in Lucania, a tornare in Lucania, a considerare la Lucania una terra in cui la parola è sacra, la parola c'è tempo, c'è silenzio. La parola si apprezza quando viene dal silenzio. Ecco, in Lucania c'è il silenzio giusto per dare risalto alle parole. Questa è una cosa che non si dice mai. In un mondo in cui tutti vanno di fretta, le parole non hanno più senso. Qui ha ancora un senso parlare e ascoltare qualcuno che parla. Pignola, in provincia di Potenza, riscopre le sue radici attraverso la rassegna internazionale della cultura e delle tradizioni popolari, con 2 giorni di concerti e festeggiamenti. La città di Pignola è stata protagonista lo scorso fine settimana della rassegna internazionale della cultura e delle tradizioni popolari. L'evento, giunto alla 39esima edizione, è stato organizzato dalla Proloco Circolo Culturale Il Portale, con il patrocinio della Regione Basilicata, l'APT e il Comune di Pignola. Nella cornice di Piazza Risorgimento, sabato è andato in scena il concerto di Mimmo Epifani and the Barbers, gruppo di pizzica e musica tradizionale salentina guidato dalla talentuosa Epifani, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori musicisti di musica etnica. Il numeroso pubblico ha goduto dell'energia e del talento dei musicisti. Domenica è stata invece la volta di Graziano Lamarra e i Lucania Power con Io sono Taranta Tour 2023. Lamarra, noto musicista polistrumentista e cantante di Tricarico, ha affascinato con le sperimentazioni musicali e le collaborazioni con numerosi artisti e musicisti lucani e non. Il bilancio dell'evento è stato positivo, come ha dichiarato la presidente della Proloco Circolo Culturale Il Portale Loredana Albano, sottolineando la partecipazione di un numeroso pubblico giovanile. Anche il sindaco Antonio De Luca ha espresso soddisfazione sottolineando l'importanza dell'evento nel celebrare e preservare l'eredità culturale della comunità di Pignola. L'edizione di quest'anno ha gettato le basi per il prossimo appuntamento, quando la rassegna celebrerà il suo 40° anniversario, consolidando il proprio ruolo come occasione unica per vivere la ricchezza delle tradizioni popolari e contribuendo al rilancio delle attività culturali locali. E crediamo fortemente nel valore e nelle iniziative che la Proloco può mettere in campo per la nostra comunità, per la nostra storia, per il nostro paese, e diciamolo chiaramente, la Proloco di Pignola è stata una delle prime a lanciare iniziative di scambi culturali folcloriche negli anni ed è un punto di riferimento a livello regionale e credo anche di tutta l'Italia meridionale, perché è da qui che sono nate alcune iniziative che si sono poi diffuse nel resto dei paesi della Basilicata. Basti pensare a tutta la memoria che ci ha lasciato il professor Bruno Maria Albano e anche a tutto il lavoro che poi successivamente alla presidenza di Bruno Albano hanno fatto degnamente gli eredi che oggi, ancora oggi, portano avanti il nome di Pignola e il nome della Proloco Il Portale. E ora il calcio, la Serie B. Dopo il grave infortunio di Jimenez, i tifosi del Bari chiedono con forza alla società biancorossa di tornare sul mercato, ma confidano nelle capacità del direttore sportivo Ciro Pulito. Il sogno è coda. Il Bari si appresta ad affrontare la prossima gara in trasferta contro la Cremonese con assenze pesanti in attacco. La rottura del legamento crociato del ginocchio destro terrà Menez per mesi lontano dal campo, ma si è fermato anche l'altro bomber, l'ex Modena Diau. Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema al bicipite femorale sinistro. Potrebbe restare ai box un paio di settimane. Con il mercato ancora aperto fino al 1° settembre, cosa chiedono i tifosi alla società biancorossa? Almeno 3 attaccanti, spero.
visto che forse anche Schindler è sul mercato, forse come dicono, e quindi abbiamo bisogno di chiaramente una forza maggiore in attacco. Assolutamente due acquisti, meno in attacco per sopperire a Menez e Dio, che anche lui è infortunato. Mi aspetto un nuovo acquisto, magari anche di esperienza come gli acquisti gli ultimi che sono stati fatti. Noi tifosi ci aspettiamo almeno un attaccante da 20 gol a stagione. La rosa non è ampia, come ci aspettiamo tutti, sicuramente un acquisto valido. Sicuramente serve una punta, assolutamente, qualcuno che faccia doppia cifra. Diciamo che l'infortunio di Menez ci ha un po' destabilizzato, non ce l'aspettavamo, però sono sicura che Polito troverà le giuste soluzioni. Noi speriamo che arrivi presto qualche rinforzo, abbiamo piena fiducia in lui. Sono fiducioso comunque per il lavoro che farà Polito, perché alla fine l'anno scorso comunque ha dato modo di dimostrare che merita la fiducia. Qualche suggerimento? Anche Dionisi va bene. Il DS è abbastanza in gamba, quindi sa lui le scelte che fa e le fa pure bene. Un giocatore che possa giocare in Serie B, esperto. Si parla di Liozzi, però insomma ci vuole qualcuno di forza in attacco, almeno un centravanti alla coda, diciamo. Coda, quindi una coda di mercato magari potrebbe arrivare questo, sarebbe buono, ottimo. Senza stampa è tornato sull'ultima partita con il Palermo. Ci dobbiamo mettere a disposizione del mister e ha sottolineato: c'è grande voglia di ripartire. Bari è una piazza che mi può dare tanto. Ascoltiamo le sue parole. Ci dobbiamo mettere a disposizione del mister, perché comunque anche per un cambiamento, cioè del modulo, comunque siamo pronti. Per chi ha giocato meno, cioè questa deve essere comunque una grande chance, quindi... E io niente, cioè dove sarò schierato lì mi adatterò, però cioè, vedo che comunque c'è una voglia di ripartire che cioè, ti faccio l'esempio degli ultimi 30 minuti, cioè contro il Palermo, se c'è un'altra squadra la perdo quella partita lì. Da un po' che non mi sentivo più, cioè, questi billi lì. Cioè non so perché, cioè sinceramente, però mi sono risentito il giocatore dei primi anni, vivo, che cercava la palla e di questo sono veramente contento, perché so quello che posso fare e quello che voglio fare. Oggi ho 27 anni ed è una piazza che mi può dare tanto e quindi niente, mi prendo questa opportunità, sono contento. Cioè di averla avuta soprattutto, perché comunque non è facile e quindi niente, poi vedremo come andrà. Ciao, un saluto a tutti i tifosi del Bari, sono felice di essere qui, ci vediamo allo stadio. Prima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.